determina l'equazione del fascio di circonferenze passante per i punti A di coordinate 2, 3 e B di coordinate 2, 7. Stesso problema, identico a quello precedente, cambiano solo le coordinate dei punti, sono diverse. Anche in questo caso dobbiamo costruirci il nostro fascio. Quando ci parlano di passaggio per due punti, significa che, ripeto ancora, le due circonferenze generatrici che dobbiamo determinare per poi combinarle linearmente per formarci l'equazione del nostro fascio sono secanti. E quindi vuol dire che sicuramente se sono secanti l'asse radicale passerà per la B e l'asse radicale, l'equazione dell'asse radicale, rappresenterà la seconda delle due circonferenze generatrici, quindi una circonferenza degenere. La prima qual è? Beh, la prima è quella che ha diametro AB, centro, quindi punto medio di AB, e raggio la metà di AB. Chi è quindi AB? Beh, AB è la distanza fra A e B. Anche qui formula semplificata, perché le ascisse questa volta sono le stesse, quindi basta fare ordinata, il modulo dell'ordinata di B meno l'ordinata di A. Se non conoscete queste formule, guardatevi la primissimi video sulla retta, quelli dei primi sul piano cartesiano che ho realizzato nel sito. Modulo di 4 è 4, AB è 4. Quindi vuol dire che il raggio di gamma 1, chiamiamo R1, sarà la metà di 4, quindi 2. E il centro circumo sarà il punto medio di AB. 2 più 2 è 4, quindi su 2 4 mezzi, 2, ascissa. 3 più 7, 10, 10 mezzi e 5. 2, 5 sono le coordinate del centro. E quindi costruiamoci la prima delle due circonferenze generatrici, che sarà x meno 2, equazione al quadrato, più y meno 5 al quadrato, uguale che cosa? 4 ovviamente, 2 al quadrato, il raggio. E quindi otteniamo che x quadro più y quadro di sicuro c'è. Poi abbiamo x quadro, quindi qui, meno 4x più 4, ho sviluppato il primo quadrato, più y quadro meno 10y più 25 direttamente meno 4 uguale 0. Ho portato il 4 a sinistra e l'ho cambiato di segno. Meno 4x meno 10y lo scriviamo poi dopo, ce la scriviamo in forma cartesiana solita, sommiamo 25 meno 4 è un 21, 21 più 4 è un 25, più 25 uguale a 0. E la seconda chi è? La seconda è proprio l'asse radicale. Come lo determiniamo? Beh, l'asse radicale per forza passerà per i due punti di intersezione delle due circonferenze che sono secanti, quindi passerà per A e per B. Ma attenzione che qui, come nel caso precedente, stavolta parleremo di una retta verticale, perché se andiamo a rappresentarci i due punti del piano, non c'è bisogno di applicare la formula della retta che passa per i due punti, perché guardate, dove stanno questi due punti? Beh, 2, 3 è un punto che sta qua, per esempio, e 2, 7 è un punto che sta più su, 4, 5, 6, 7, quindi stanno una retta che è una retta che fa così. Ogni retta verticale ha, tra virgolette, il coefficiente angolare infinito ed è x uguale 2, ovviamente, l'equazione dell'asse radicale. E questa è anche l'equazione della seconda circonferenza generatrice, quella degenere, avente raggio infinito, infatti raggio infinito. Nel caso precedente, ovviamente, quello che abbiamo visto nel video precedente era raggio nullo, no? Sono comunque sempre da considerarsi circonferenze degeneri. E allora il fascio che è? Sarà x quadro più y quadro meno 4x meno 10y più 25 più k che moltiplica x meno 2 uguale 0. Questa è l'equazione del fascio. Mettiamola a posto e abbiamo finito perché ci chiede questo. Quindi riscriverei x quadro più y quadro. In x c'è un k meno 4, quindi più k meno 4 per x. Poi abbiamo solamente un meno 10y. Il termine noto è un 25 meno 2k. Vedremo nel prossimo video solamente un altro di questi problemi, perché poi andremo avanti con altri problemini sul fascio. Eccolo qua.